guardo la situazione, quindi non è un ricatto. Non è un ricatto. Però in qualità di cittadini, voi verrete a manifestare contro gli esami? No, questo dipenderà dalle posizioni di ciascuno. Io le sto dicendo che l'amministrazione è una posizione, mi sembra chiara, l'abbia presa, poi se volete che venga affermato qui lo potranno anche affermare, ma quando il sindaco ha detto si prosegue con Expo, perché la domanda è stata cosa si fa, si va avanti o si dice a questo punto fermi tutti, non c'era neanche, scusate, non c'erano neanche i terreni, lasciate perdere di fare i filmini, dai, su. Uno risponde, risponde, appunto, si chiamano amministratori, si decide di sì o di no, quando uno dice di sì, ha detto di sì, se no dice di no, punto e fine, ha detto di sì? Sì, ha detto sì. E quindi, ma non è che uno dice, ah, non lo sapete, perché da 3 anni noi stiamo lavorando pancia a terra su questa cosa. È stato presentato 2 anni fa. Vediamo come gira la testa adesso. In internet. L'ha detto chiaramente che la via d'acqua si fa, e l'ha detto in più di un'occasione, noi abbiamo fatto un incontro della società di dottor, era venuto Gianni con Faramie a dire che assolutamente ah, sono venuti allora era parte del progetto complessivo che non si poteva rimanere, segnalo che il registrato sulla Radio Radicale si può risentire, ha giurato e giurato che quello è un canale navigabile e così è stato presentato fautori e dei divulgatori di questo progetto che di fatto costituisce un tutto nei confronti dell'opinione pubblica, perché è una via d'acqua 2 anni fa, è una cosa che si percorre, una cosa che invece così si prende i lavori pubblici passa in un fosso irriguo, un conto che voi parliate di fosso irriguo, un conto che voi mettiate i manifesti come ci sono stati, un conto per la presentazione dell'acqua, tutti contenti della mia, tutti contenti della via d'acqua, applausi per te, che è un passaggio nei consigli di zona. C'è pure stato, io ho avuto degli amici consiglieri di zona che mi hanno telefonato per dire, non sai che oggi mi hanno portato il progetto delle vie d'acqua, io ho votato a favore, sono stato contento, ma tu sei pazzo, ma cosa mi hanno fatto vedere? All'epoca non c'era niente se non delle proiezioni, slide, PowerPoint, a far vedere queste tracciate azzurre e non gli avevano nemmeno detto che quelle erano le cose semi-interesse. Allora, capite cos'è stato il percorso di creazione del consenso? È stata una cosa, è ancora una. E voi siete, se potete dire tranquilla, potete scegliere la strategia di dire che questa cosa l'abbiamo inventata, non ci possiamo fare niente, legittimo, poi si può contestare, ma continuare a difendere nella nomenclatura, nei modi con cui si sta facendo, anche con questo particolare senso di spirito, che quella cosa lì è una cosa fondamentale, che serve, perché qua abbiamo degli esperti anche di questioni idrogeologiche, idrauliche, che ti dicono tranquillamente che quella è tutta un'operazione per il canale di Lorenzo, che va a vendere le proprie quote di acqua irrigua all'intorno e che non è utilizzato. L'Expo serve a delle fontane di 20 cm che non hanno certo bisogno di un canale, di una deriva che va di posti, potevano tranquillamente fare un posto, un corso dei conti per dire guardate che si sta manifestando l'ipotesi di un danno erariale, perché è stato un siccante di loro che opera con un sacco di soldi, quando hanno detto che si va, cosa ha detto la Corte dei Conti? Che siccome è un grande evento si va in deroga a tutte le leggi, tutte queste cose, però dobbiamo esserci. Allora, abbiamo detto che è un canale navigabile noi? Ma vi è data una denominazione? Ma scusa, ma in internet c'è da 2 anni. C'è. Ma è sempre stato scritto il nome del progetto. È il nome del progetto. È stato presentato. Benissimo che il consiglio di candidatura è previsto tutt'altro e voi avete scelto. Guarda che in internet c'è da 2 anni il progetto. C'erano molti più soldi per fare cose intorno, avete scelto di tutelare solo ed esclusivamente quella che lo capisci. Ponete una domanda al terzo. È fuori dal terreno mai. E non è pregiudicata la realizzazione di niente, però mai cambiata la realizzazione di cosa. Possiamo fare la partecipazione la realtà, e ogni volta ricominciamo questa roba non è che sono soldi provocatori, le conosco veramente qua, io sono la parte.
parmigiano reggiano e salsiccia, pensavo alla scarana. Di poco le forme. Ma ha visto, però non gli piace, non gli sto simpatico. Mister, devi parlare. Dai, la parola. Ma ha visto? Sì, dai.